Piacere mio. Piacere. Come è stato entrare nei Berliner? Ma entrare, si entra nei Berliner come in praticamente tutte le orchestre. Bisogna fare un concorso, sì, vincere il concorso. E quello che c'è di particolare in quell'orchestra, bisogna superare, quindi sopravvivere un periodo di prova che può andare fino a 2 anni. Oh Gesù, quindi per 2 anni tu sei stato... Si trema. Veramente? Nelle altre orchestre massimo 1 anno, in quella specifica orchestra 2 anni. E poi è l'orchestra che sceglie il proprio direttore, l'unica forse che sceglie. Ma non soltanto, anche ogni unico componente. Quando si fa il concorso per entrare in questa orchestra, si suona unicamente davanti a tutta l'orchestra. Non c'è nessun amministratore, nessun altro che soltanto i musicisti dell'orchestra. Quindi una super democrazia dell'orchestra. Devo dire che tutte le volte che li ho ascoltati, sia a Berlino che a Roma, quando siete venuti a Santa Cecilia, poi vedi questa... poi, insomma, quando io ho visto l'ultima volta, forse con Petrenko avete fatto la nona di Beethoven, se non erro, e... tutti questi uomini, poi le donne sono arrivate tardi perché non c'erano, fino a quando sono arrivate negli ultimi anni, no? Gli ultimi 30 anni forse. Sì, la prima donna verso la metà degli anni 80 e poi hanno seguito. Non male. Di famiglia, Simone, sei il primo musicista, ma tu avevi una nonna musicista negli anni 30 addirittura. Una nonna che era nata nell'inizio degli anni 90 dell'Ottocento, che era lei stessa pianista e violinista. Però, diciamo, la famiglia più vicina, abbiamo tutti studiato musica, dai genitori e fratello e sorella, tutti studiato musica, ma sono l'unico che si è fatto fregare. Ma come ha fatto fregare? e ne ha fatto la sua professione. Peraltro so che hai una bimba di soli 4 anni, che però già suona il violino, io ve lo dico. Giusto? C'è un video su YouTube, nel festival in Toscana che organizziamo ogni estate, nel quale la si vede suonare insieme a noi quando c'aveva l'età di 2 anni. 2 anni? Suonare. E come ha fatto a... È stata la cosa più banale, perché lei vede che il papà suona violino, la mamma suona violino, tutti gli amici suonano il violino, per lei è la cosa più normale del mondo. E quindi ha avuto un suo violinino da subito, che l'abbiamo dato come giocattolo, e lei, per lei è una cosa normalissima, quindi tutti i giorni lei suona certo, violino. Pure io, guarda, 2 anni suonavo il violino, pure Francesco, no? Il cucchiaio, la forchetta, per lei era, no? Una come? Cosa... Se non avessi il violino? No, appunto, l'ha visto lì e quindi è andata in imitazione. Peraltro, appunto, sei anche direttore d'orchestra. Quest'anno, dal 17 luglio a Lucca, partirà l'ottava edizione del Virtuoso e Bel Canto Festival, che abbiamo il piacere, insomma, di presentare oggi con te. Sì, faccio parte. Ho vissuto questo festival per la prima volta l'anno scorso, quindi sono un po' nuovo per questo festival. Ma siccome ho integrato il trio Voces Intime, un trio che suona su strumenti d'epoca, praticamente il pianista del trio, Riccardo Cecchetti, organizza pienamente questo festival, Virtuoso Bel Canto, e quindi io ne faccio parte come violinista di questo trio e ho avuto il piacere l'estate scorsa di scoprire con ammirazione di cosa si trattasse in questo festival. E oggi lo lanciamo insieme. Tu che cosa suonerai a Lucca? A Lucca due trio, un trio di Haydn e un trio di Schubert. E adesso avete il piacere, cari amici, di ascoltare Simone Bernardini, che mi parli un po' straniero, però capita per tutti gli italiani all'estero. Sei nato a Torino, però hai un'accentazione. Sono cresciuto in Francia e poi mi sono trasferito in Germania, quindi sì. Che bello, la gioventù cosmopolita. Vieni con me, Simone, perché ci fa ascoltare dalle 4 stagioni di Vivaldi, se non erro, il secondo movimento dell'Inverno. Prego, così ci avviciniamo all'estate un po' freschi. E con te Stefano Scarcella al pianoforte. Prego. Thank you.
Ciao Simona Bernardini, grazie a Stefano Scarcella. L'appuntamento è, abbiamo detto, dal 17 luglio a Lucca, peraltro tu hai un rapporto privilegiato comunque con la Toscana, no? Perché sei stato anche direttore di questo progetto Musica dei Borghi, che ha la valorizzazione, no? Immagino, della musica in questi luoghi meravigliosi italiani, per cui... Un festival che continua tuttora, adesso spostato nella città di Bagnone. Ci ha ospitato il festival Opera Barga fino al 2021, adesso il festival prosegue Bagnone, provincia di Massa Carrara. E l'appuntamento, però, appunto, ripeto a Lucca. L'ultima domanda: cosa c'è di cosa lega un musicista, un artista, appunto, che è nel luogo più prestigioso del mondo, che sono appunto i Berliner Philharmoniker, all'Italia? Cosa ti è rimasto d'Italia dentro? Io sono nato in Italia e credo che qualunque italiano lasci l'Italia e cresce all'estero, a un certo momento della vita gli mancherà sempre l'Italia e avrà sempre il desiderio di tornare. E noi saremo sempre felici di ascoltarti. Grazie, buon vento!